Ciao a tutti gli amici di Audio Feder, Music Mass 2017, stand Fata Studio Logic, Gianni Giudici con noi, una novità, vero Gianni? Sì, una novità di quest'anno che per la verità avevamo presentato già l'anno scorso, però dentro, in forma privata, l'avevamo visto pochissime persone, fra cui Simone che è qui di fronte a me, Giacchetti che sta guardandosi intorno, l'abbiamo visto solo in pochi prototipo, poi ci abbiamo lavorato e adesso l'abbiamo tirata fuori. Si chiama Numa Compact 2, è il figlio naturale del Numa Compact, che diciamo nel nostro virgolette piccolo grande prodotto ci ha dato delle ottime soddisfazioni, perciò abbiamo cercato di dare molto di più in una fascia di prezzo che è simile a quella precedente. Hai dato molto di più anche nelle demo, perché siamo tre puntate. Nella prima puntata partiamo con un po' di suoni di piano e qualche synth. Ma tu c'hai un tot a puntata, paghi qualcosa? Cioè no, assolutamente no. Però tu oggi ti sei dato come la tastiera. No, l'anno scorso mi hai sgridato che ho suonato niente poco, allora abbiamo sentito un po' tutto. In realtà ci vorrebbe molto di più per far sentire questa macchina qui, perché la generazione... già il Compact era una buona generazione con 10 suoni di qualità, però qui c'è un gigabyte di memoria di cui abbiamo occupato una percentuale che non posso dire, mettendo un database di suoni molto più ampio. Mentre nel Numa Compact c'erano 10 suoni virgolette fissi, qui ci sono 8 banchi di suono e ogni banco di suono ha molti suoni all'interno. Si va dal minimo 8 suoni di pianoforti, fra cui 4 pianoforti a coda, un verticale, un rock, eccetera, eccetera, fino alla sezione organi, che ne ha addirittura 3-4 pagine, dove ci sono 8 suoni tutti fatti dai, diciamo, tipo drawbars per intenderci, certo, che noi abbiamo ricavato dal nostro modello, tra l'altro, che facciamo, no? E poi suoni di synth, perciò il totale sono 8 banchi con 88 suoni, suddivisi per tipologia, ci sono bassi e chitarre, un po' di tutto. La struttura permette di utilizzare due sezioni interne, perciò che noi chiamiamo lower e upper per convenzione, ma in realtà si possono usare lower e upper splittati, perciò uno a sinistra e uno a destra, oppure lower e upper a layer, uno sopra l'altro, e poi ci sono due sezioni MIDI indipendenti, due zone, per un totale di 4 zone la macchina. Perciò la macchina ha 4 zone, di cui 2 interne e 2 MIDI, che si possono splittare liberamente e allocare dove si vuole, con un punto di split. E poi ha un totale di ben, contandoli tutti, quasi 6-8 effetti in contemporanea, perché sentirete poi più avanti che ci sono due effetti da pannello, che però ognuno è doppio. Cioè si può assegnare dell'effetto 1 un certo preset al lower e un certo preset diverso all'upper. Lo stesso per l'effetto 2, perciò 2-2-4, il reverbero fa 5, più c'è, quando sentirete il piano, c'è la string resonance, che noi abbiamo ricavato dall'esperienza fatta con Numa Concert e Numa Stage, perciò un totale di 6 effetti contemporanea, più controllo di bassi acuti e mastering, che fa una specie di stereo. Adesso è difficile raccontare tutto, ma cominciamo a sentire un po' di suoni. Cominciamo a sentire qualcosa allora, via!
Thank you.